live del mondo. Il loro nome tradotto significa musa. È lei che fa volare la loro musica, distaccandola da ogni legame con la terra. Dopo 3 anni di silenzio sta per arrivare il loro nuovo attesissimo album, Black Holes and Revelations, cioè buchi neri e rivelazioni. Andiamo bene, non c'era album migliore quest'oggi, la cui uscita è prevista per il 30 giugno. Ad anticiparlo, oggi ci presentano il loro primo strepitoso singolo, Supermassive Black Hole. Ladies and gentlemen, facciamoci rapire dalla musica dei News! Sì. Yes, I can hear Yes, okay. Allora, sì, cosa sì, sì. Sì. Allora, che voce differente? Cosa differenza questo album rispetto ai precedenti? New album's got loads of surprises on it, loads of new styles. Molta nuova musica, sarà completamente diverso dagli album precedenti. So che tu sei un grande amante della musica classica di inizio secolo. Come ha influenzato questo le vostre canzoni?
Actually recorded quite a lot of this album in Milan, actually. Abbiamo registrato buona parte Pagani, della nostra musica a Milano. Ennio Morricone and some Italian music, and had quite an impact on the album. Ha avuto sicuramente un grosso impatto la musica italiana del secolo scorso, dell'inizio del secolo, sul nuovo album sicuramente. Senti, avete molti fan, ma so che tu abiti a Como, è vero? Yeah. Sì. Ma non conosci una qualche parola d'inglese? I'm sorry. No, scusa, è l'italiano. Mi dispiace. Ma neanche pane, pasta. Il mio italiano è pessimo. No, bellissimo, bravo. L'italiano. Devo imparare ancora l'italiano. È troppo difficile, non lo imparo troppo velocemente. Ma destra lo saprai, è Como, paghi il pedaggio. E poi vai a destra, Lago di Como, lo conosci in italiano, sì. Lago di Como, sì. Esatto. Naturalmente. Casa mia, sì, insomma. Casa di casa. Hai sbagliato numero, sai, quelle cose lì, sì, Mona. No? No, chiede, c'è una domanda, siccome loro sono inglesi, c'è una domanda, è arrivata adesso un'email da parte di Moggi, che chiede quanto costa comprarsi un segnalino, un guardialine in Inghilterra. Quanto costa? How much I pay? In pounds, io voglio in pounds. It's cheap. It's cheap, doesn't cost very much. Non costa molto, è piuttosto economico. Verrete a una serie di apparizioni nei festival di tutta Europa, verrete anche in Italia? Yeah, we're actually going to do a couple of warm-up concerts in Milan. Sì, to get ready saremo all'inizio di giugno a Milano probabilmente, e poi saremo ancora in autunno in Italia sicuramente. Molto bene, in bocca al lupo. Welcome back to Como. Grazie, Yusi, in bocca al lupo. Good luck, thank you.